Secondo viso nuovo della Pallavolocerea di quest'anno, una giovanissima, Camilla Grazia, che è qua di fianco a me, che sta ridendo perché è stata colpita a tradimento dal suo capitano e si è appena svegliata. Esatto. No, dai. Allora, come va intanto? Allora, diciamo che mi trovo bene sia con la squadra che in generale in tutto l'ambiente, con gli allenatori. Mi piace molto come progetto quest'anno. E sì, posso dire di essere contenta anche dell'amichevole che abbiamo fatto e anche della prima partita che abbiamo appunto fatto stamattina. Tu vieni da un'esperienza a Jesolo, se non sbaglio, quindi già a livello alto, di ragazze molto giovani. Come sono stati gli ultimi 2 anni via di casa soprattutto? Parliamo per le mamme che si preoccupano. Allora, diciamo che quella di Jesolo è stata un'esperienza nuova, sia per me che anche per i miei genitori. E, è stata un'esperienza che mi ha formato molto, sia nel campo appunto sportivo che anche quello personale. E sono contenta anche perché sto portando avanti questo progetto, appunto sono venuta in questa società per continuare questo cammino. I tuoi obiettivi di quest'anno personali? Personali, allora, di farmi spazio nella squadra innanzitutto, anche se sono giovane, comunque il mio obiettivo è quello di migliorare me stessa e in tutti i campi tecnici e anche appunto personali nei confronti delle altre, e basta, penso. Allora, in segreto, un commento sull'allenatore. Allora, è un'altra personalità rispetto a quello che avevo l'anno scorso, però è molto bravo tecnicamente, anche se ha dei modi un po' più bruschi, diciamo. Forse qui siamo passati a un allenatore di categoria esattamente pura. E diciamo che è molto bravo. Allora, sapendo che Alberto ha dei momenti bruschi, così chiamiamoli, che stamattina pagherà pegno perché è arrivato in ritardo, salutiamo Camilla e ci sentiamo con la prossima intervista. Grazie.